Allora, Daphne, abbiamo visto le lacrime agli occhi durante la premiazione. Che emozioni ci sono in te? C'è tutto, c'è un anno di sacrifici, un anno anche di sfortune, un anno in cui ci facciamo il mazzo, se si può dire, e tutte insieme. E l'obiettivo era di vincere questo scudetto tutte insieme. Io ci dovrei ringraziare Martina, perché è la prima che comunque continua a credere in me e spero lo farà per altro tempo. Le ragazze, la società, l'equipe. Perché grazie a loro, grazie a tutto lo staff, abbiamo conquistato il 22esimo scudetto dell'equipe Orizzonte Catania. E sensazioni forti, e lo si vedono dai tuoi occhi. È il primo scudetto della tua vita. Sì, giovanile l'avevo già vinto, però non è la stessa cosa. È un percorso diverso, un'emozione diversa ovviamente. Io non posso che dire grazie comunque al pubblico, alla città di Catania. E all'Orizzonte, a tutte le ragazze, sempre, e grazie soprattutto alla mia famiglia, perché sono loro che mi mandano avanti, e loro che mi spronano, mi supportano anche, che non è impegnativa una vita così. E volevo mandargli questa è per voi. Senti, durante la partita a un certo punto sul +2 per Padova, anzi +1 per Padova, sono arrivate due conclusioni bellissime da parte tua. Dove trovi il coraggio, la forza, la concentrazione per scegliere di fare certe cose? Beh, lì è tutta una questione di responsabilità. Responsabilità e anche un po' di cattiveria che mi sta trasmettendo Martina giorno dopo giorno. Poi devi sperare anche che vada tutto bene, no? In quel momento, però c'è quella voglia di fare gol, di vincere, che comunque non è solo una scelta singolare, personale, ma comunque è una cosa di tutte, perché se ho fatto gol è anche grazie alle ragazze che mi hanno messo nella condizione di fare gol, quindi è una cosa di gruppo. Poi fai gol e senti la piscina che esplode, è una delle cose più belle, penso, e poi è proprio esplosa, una bomba quando abbiamo vinto. E penso che ce lo siamo meritate, nonostante ci avessero dato per sconfitte, prima di ancora dimostrare quello che potevamo valere. A chi dedichi questo scudetto? A Martina Miceli, che ha fatto la mamma, ci siamo amate, odiate, ci amiamo. Però è quella che mi ha mandato avanti, e penso che tanto di questo scudetto è grazie a lei, sia per me che per tutte le ragazze. Grazie.